sempre un certo effetto vedere quella schermata, però va bene. Per chi se lo stesse chiedendo, questa qui non è una versione di Minecraft data o con mod strane, ma un'effettiva versione di Minecraft ufficiale, uscita non so in che anno, però rilasciata appunto dalla Mojang. Ovviamente, per chi non l'avesse capito, è una delle versioni sì rilasciata da Mojang, semplicemente troll. Detto questo, mi piacciono molto i suoni. A parte la scritta versione non registrata, ci sono degli episodi. Il player sei tu. Seleziona la difficoltà. Noobville. Non è troppo vecchia come versione, anche perché c'è già il nuovo caricamento. Non so se faccia più ridere il fatto che mi sia arrivato un messaggio di registrazione, che credo sia una roba falsa, o questo robo che è effettivamente strano. Sembra che il framerate sia limitato in qualche modo, perché sembra stare andando a scatti. Nonostante sia una versione troll, posso dire che l'inventario mi piace più di quello attuale. Secondo me ci sta tanto. Magari non così grande, però ci sta. Sono i suoni fatti apposta male, divertente. Ripeto, questa... Inserire il disco, va bene. Ripeto, questo inventario mi piace particolarmente. Se in qualche modo è possibile andarlo a realizzare con una texture pack, ma non credo, perché texture pack puoi semplicemente cambiare le texture, non la posizione degli oggetti. Però a me piace. Qui ci sono dei barili in 2D. Credo che questo mondo sia semplicemente una rappresentazione dei vecchi giochi, con un po' tutti questo fonte. Dei primi giochi in 3D, ecco. Venivano chiamati in 3D, ma poi c'erano degli elementi 2D che semplicemente ti seguivano. Il barile mi ricorda un po' il fuoco di Game Guru. Ci fece un video tanto tempo fa. Si chiamava tipo come realizzare un videogioco. Era un video divertente, però dovrei realizzare un video simile. Non mi ricordavo che esplodesse, però va bene. È anche carino il fatto di poter vedere la propria skin nell'inventario. Secondo me da queste versioni troll possono un attimo imparare dai loro stessi troll, sì, inserire il disco, andare a realizzare un qualcosa di più definitivo nelle versioni. La cosa di vedere il personaggio nella schermata inferiore, secondo me non è affatto male. Il maiale è 2D? Sì, il maiale è 2D. Però sembra avere una collisione, come se fosse un maiale in 3D a cui è stata applicata una texture 2D. Sarebbe anche carino verificare se esiste una texture simile per Minecraft. Ovviamente non così sgrana. Qui le texture sono fatte apposta male per darti fastidio. Però non sarebbe male vedere un maiale in 2D in questo modo. Non sto toccando il mouse. La chiave blu che apre le porte blu. Adesso ho il 50% di armatura. Ecco, per esempio, anche questo indicatore sarebbe utile al posto della solita armatura sopra l'inventario. Esplodo ogni volta che chiudiamo. Fa strano, qui c'è una mucca in 2D. Quando si è realizzata con colori sbagliati, infatti ci sono delle tonalità di viola, non è fatta male. Potremmo anche andare a realizzare una roba del genere, però completamente in 3D, rifatta da zero. Secondo me sarebbe una roba molto carina, però per il momento sono un po' limitato, quindi dovrei un attimo riaccumulare pubblico. E quindi non posso realizzare video troppo complicati, ecco. Saltate e riuscite a vedere la mucca in 2D. Però sapete che i vecchi giochi erano veramente così. Praticamente c'erano i nemici 2D e lo sfondo completamente 3D. Però non ne sono sicuro, perché purtroppo sono relativamente giovane, quindi non ho provato questa esperienza dei giochi 2D. Anche le squid, che sono fatte molto peggio. Se shift si vede tipo nel inventario. Vorrei provare a ricreare questa composizione dell'inventario, tipo su Photoshop, per, non lo so, ricreare questo gioco, questa versione del gioco, in versione moderna. Cosa sia riferita questa roba dei dischi? Sia una roba molto vecchia, che non ho vissuto magari. Non lo so, nei vecchi giochi bisognava inserire il disco ogni 30 secondi. Forse qualcosa del genere. Di certo non così drastico, ogni 30 secondi dover inserire sempre il disco. E sono sempre dischi diversi, perché hanno una numerazione. Per quanto riguarda la parte 3D, i vecchi giochi non sono paragonabili ad un intero mondo di Minecraft. Erano più che altro dei poligoni un po' a caso per darti la sensazione di essere dentro un luogo. Spesso erano dei corridoi o altre robe, da che abbiano voluto ricreare un po' l'effetto. Questa qui secondo me era una delle migliori versioni per il 1° aprile. Altre volte hanno realizzato degli snapshot, le barche in ossidiano, o comunque il fatto che tu non possa più colpire i mob. Però questa versione è particolarmente carina. Per notare che l'inventario di base non è cambiato. La domanda è: questo mondo avrà una fine o è semplicemente un mondo di Minecraft pregenerato? Comunque tutte le impostazioni di Minecraft base sono state mantenute, quindi riesco a piazzare blocchi con lo shift e così via. Non esiste una texture pack che va a riprendere tutte queste texture e le porta nelle versioni moderne. Inoltre so che qualche giorno fa è uscito uno snapshot, ma non dovrebbe essere stato aggiunto nulla di importante. Io ho evitato di fare un video in cui praticamente non dicevo nulla, perché i miei video, essendo molto montati, quel video sarebbe stato di 32 secondi e non avrebbe avuto senso. Ho preso danno ed è scesa la barra della salute al 95%. Si è buggato il barile. Multishot 6. 0,5% di vita, quanto sarebbe? Tira il disco, va bene. Ok, mi sto rigenerando lentamente, va bene. Bello anche il fatto che ci sia un contorno fatto completamente in terra. Sembra tipo uno di quei giochi che si giocava sul browser. Non so se esisteva Minecraft sul browser. Bello il suono.
Sta arrivando la notte, credo. Madonna, sembra che stia laggando tutto. Se volevo un attimo provare l'F5 per vedere se cambiasse qualcosa in terza persona. E a quanto pare sì. Il personaggio si muove in un modo molto strano. Sembra molto simile alla mod More Player Model, avendo varie versioni della terza persona. Sono spesso utilizzati nelle roleplay o comunque nelle serie recitate. Però avrebbero dovuto aggiungerla come quarta personalità al posto di rimuovere le prime due. Però vabbè, ci sta. Quella che state vedendo in questo momento è un'animazione realizzata da me, il moderno del Minecraft che avete visto prima, ossia la versione troll uscita il 1 aprile. Un attimo vedere il gioco con uno stile più moderno e meno troll. Barra dell'inventario che sono andato a ricreare e ad inserire nel programma di modellazione 3D. Sapere se vi piacerebbero dei video in cui proviamo a realizzare un po' queste robe, un po' delle nuove grafiche, dei nuovi inventari, magari grazie all'uso di un programma di modellazione 3D. Mi piacerebbe magari in qualche altro video più a fondo questo gioco. Parliamo spesso delle novità ma non parliamo mai della sua storia. Secondo me ci sarebbe molto un video montato per bene su tutta la storia di Minecraft, sui dubbi che aveva il creatore mentre lo realizzava, su poi il fatto che il creatore abbia venduto Minecraft. Vorrei tanto realizzare, ma ci vorrebbe una mole di lavoro incredibile, da un punto di vista di registrazione, di ricerca, di modellazione 3D, tante altre robe, e per il momento non credo di avere ancora il pubblico per fare in modo che questo video venga visto abbastanza. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, lasciate un commento se volete supportare il canale.